Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo insieme, oggi parliamo di lavoro, parliamo di futuro e per farlo siamo qui in compagnia del nostro ospite Cristiano Perale, presidente di ITS Red Academy. Benvenuto. Benvenuto, grazie a te dell'invito. Allora, dunque, Cristiano, lei è presidente degli ITS, una scuola di formazione professionale che però forse ancora non è del tutto conosciuta al 100%. Ci spieghi un po' di cosa si tratta? ITS è un acronimo che sta per Istituto Tecnico Superiore, quindi un nome che per chi ha un po' di esperienza ricorda le scuole superiori, invece noi siamo oltre le scuole superiori. Ecco. Quindi noi prendiamo ragazzi diplomati e trasferiamo loro nuove competenze più approfondite, più tecniche, più legate al mondo del lavoro, quindi parallelamente a quello che fa l'università. Gli ITS sono assolutamente equiparati all'università. Hanno ovviamente un livello di competenze in trasmissione più basso perché formano le persone per circa 2 anni, e 1200 ore di formazione in aula e altre 800, circa dalle 600 alle 800 in stage, con un'alternanza tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro continuo. Quindi da subito un ragazzo che si iscrive a un percorso di alta formazione post diploma come l'ITS entra nel mondo del lavoro, quindi ha modo di provare le competenze che sta assorbendo immediatamente, e questo dà ovviamente risultati in termini di efficienza poi produttiva fantastica. Ecco, che tipo di sviluppo c'è stato degli ITS, soprattutto qui in Veneto appunto, in questi anni? Gli ITS nascono con un decreto 12 anni fa e il Veneto è la prima regione a cercare di stimolare i vari settori industriali a far nascere gli ITS. Nascono quindi in questi 12 anni 8 ITS, uno è nato da un mese, in settori industriali differenti, quindi gli ITS non si sovrappongono mai. In Veneto hanno compartimenti differenti. Quello che presiedo io è l'ITS Red Academy, che si occupa di tutto quello che è il sistema delle costruzioni, quindi dalla progettazione all'esecuzione, alla gestione dell'immobile, con poi varie figure professionali, quindi abbiamo 10 indirizzi differenti oggi. Insomma, un bel, come dire, una bella struttura per formare veramente tutti a 360 gradi su lavori, su professioni che effettivamente sono molto richieste, giusto? Sì. L'ITS nasce per risolvere un problema industriale. C'è un settore industriale che ha necessità di avere competenze che non nascono ovviamente attraverso percorsi universitari che hanno secoli di storia. L'Università di Padova festeggia quest'anno gli 800 anni e ovviamente trasformarli, adeguarli a nuove esigenze richiede molto tempo. L'ITS nasce proprio per dare flessibilità, quindi nel giro di pochi mesi può essere avviato un nuovo corso secondo le esigenze strutturali di un territorio, di un consorzio di aziende o di imprese che hanno bisogno di esigenze particolari. Una delle caratteristiche fondamentali dell'ITS, pensate che un ragazzo nei 2 anni incontra mediamente circa 50-60 docenti, però mediamente per pochissime ore, anche 8 ore. Il parco oggi, nei 10 corsi, 20 sì, nel biennio che abbiamo attivi, abbiamo un parterre di 490 ragazzi in formazione e 240 docenti. Però un rapporto 1-2, non esiste in nessun sistema formativo questa potenzialità. Questo perché raccogliamo attraverso i settori industriali il know-how migliore che troviamo, e molto spesso non sono formatori, sono imprenditori, tecnici, con competenze particolari che vengono a trasferire anche per poche ore, 6 ore a un ragazzo. Incredibile, veramente bello. Ecco, tra l'altro, proprio parlavamo di come l'ITS si adatta appunto alla richiesta del mercato del lavoro, e in questo caso proprio a Verona è partito un nuovo corso per l'Infrastructure Manager, che sarà richiesto, una figura che sarà richiesta proprio per i prossimi grandi lavori che ci saranno in Veneto, quindi pensiamo alle Olimpiadi, pensiamo al PNRR, giusto? Bravissima. In questo caso è un settore industriale, quindi un ramo del grande bacino del settore delle costruzioni, quindi le grandi aziende che realizzano opere infrastrutturali
quindi passiamo a viadotti, gallerie, certo, le opere appunto del raddoppio delle autostrade, la pedemontana, le opere per le Olimpiadi, che hanno bisogno di tecnici di cantiere che siano in grado di governare e di gestire l'utilizzo di macchine molto complesse, di cantieri veramente molto complessi. E quindi partiremo a settembre con questo nuovo corso per dare al più presto possibile la possibilità di avere in cantiere tecnici con competenze molto molto particolari legate a gestione di un appalto pubblico, che è un'opera che dovrebbe essere realizzata utilizzando fondi pubblici al meglio. Ecco, tra l'altro è in collaborazione con ESEV CPT, quindi sì, si svolgerà lì il corso. Insomma, riuscite anche a coinvolgere appunto tutte le realtà cittadine di fatto? Assolutamente sì, nasce appunto normalmente un corso da un'esigenza che coinvolge tutti gli attori attorno a quell'esigenza, che possono essere imprenditori, professionisti, enti bilaterali o enti di formazione o anche enti pubblici, perché in molti progetti collaboriamo anche con enti pubblici. Ecco, adesso è già possibile iscriversi a questo corso? Sì, le preiscrizioni sono già aperte, quindi www.itsred.it, lì si trova piani di tutti gli studi, si può trovare l'infrastructure manager. Se uno ha bisogno di approfondire i temi è possibile prenotarsi un dialogo one to one con uno dei, certo, dei miei orientatori per avere più dettagli sul funzionamento del corso e dopodiché preiscrizione, esami di selezione a metà luglio, ecco, perché comunque l'accesso è un numero limitato, abbiamo purtroppo un numero limitato di persone che possono parteciparvi, e poi i corsi cominceranno nella seconda metà di settembre. Ecco, ovviamente dicevamo che gli ITS poi guardano ovviamente il mercato del lavoro, quindi si sviluppano con esso, però qual è il futuro di queste scuole che effettivamente sono sempre più richieste? Il futuro è roseo. Il sistema ITS nasce dalla formazione anglosassone, dove la formazione di base, le scuole superiori, finiscono un anno prima delle nostre scuole e sono paritarie. Dopodiché uno sceglie un indirizzo, dalla medicina alle costruzioni alla meccanica, e comincia un percorso professionalizzante. Lì nasce il concetto degli ITS. E quindi l'idea è quella che il giovane possa prima raccogliere delle informazioni culturali di base, ma è quella la trasformazione in cui anche l'Italia sta andando. In Germania vengono formati mediamente 800.000 ragazzi all'anno. In Italia ad oggi 24.000. Francia 400.000. Spagna, che ha cominciato dopo di noi, sono già 400.000. Direi che c'è molto futuro per il sistema ITS in Italia. Assolutamente, c'è ancora tempo in Italia per, diciamo, ingranare bene la marcia e andare sempre facendoci più conoscere motivo di incipito. Esattamente. Tuo. Beh, insomma, è veramente una bella realtà la vostra, e tra l'altro, essendo che siamo proprio, diciamo, a cavallo del giorno del primo maggio, quindi della festa dei lavoratori, diciamo che può essere uno stimolo in più per qualcuno, giusto? Assolutamente. Ma sì. Anche qualcuno che magari non sa bene come cosa fare, ha delle competenze ma vuole sviluppare ulteriormente, insomma, può venire da voi. Anche di più, ITS non ha quella barriera all'ingresso che ha l'università, e nasce anche per certificare, dare approfondimento a quelle competenze, come giustamente stavi dicendo, che uno può avere sviluppato durante la sua attività professionale. Certo. Già sta facendo un lavoro da 4-5 anni, dice sì, però chi è che certifica che io sto diventando un esperto nella gestione di grandi cantieri infrastrutturali? Certo. ITS nasce per questo, e nasce per continuare a lavorare formandosi in un concorsi serali. Certo, certo. Insomma, ci sono delle differenze, ci sono delle differenze non belle grandi. Esatto. Benissimo. Allora, io Cristiano la ringrazio davvero per essere stato mio ospite oggi, è stato un piacere, e in bocca al lupo per tutto, insomma, per questo corso che è in partenza e per il futuro degli ITS. Grazie. Benissimo. Allora anche noi vi salutiamo, grazie per averci seguito e al prossimo appuntamento con Buongiorno Verona.